Aspettate che ho toccato, adesso non riesco. Allora, ciao Paola, ciao Daniela. Ok. Ciao Tiziana, ciao Maria. Oddio, ho toccato, adesso non riesco più. Ciao Giusy, non riesco più a capire bene i messaggi. Porca miseria. Ok, forse ci sono. Ciao Rossella, ciao Teresa, ciao Ilaria. Allora, io vi saluto tutte e cominciamo subito col progetto che siamo già un pochettino come se vi avessi Antonella pigiama messo. Io devo ancora farmi la doccia. Ho mangiato adesso col mio compagno un piatto di pasta. Dopo ho finito il tutorial, mi doccio e anche io mi metterò in pigiama. Sono ancora in tuta da lavoro. Allora, stasera facciamo delle stelle. Delle piccole, io già ovviamente ho già cominciato a farle, delle piccole stelle di Natale da applicare poi sul cerchietto o da farne delle spille. Questo progetto qui è il progetto che abbiamo deciso di realizzare per chi va ad abilmente si chiama, non mi ricordo, la fiera che c'è al Lingotto, noi andremo il 21. Quindi se c'è qualche creativa che viene per riconoscerci. Se volete realizzarla anche voi, così ci riconosciamo, noi metteremo il cerchietto, ma potete realizzare o un cerchietto o una spilla. Ciao Nadia, ciao Maria, ciao Serena, e così ci riconosciamo anche da questo segno distintivo. E anche per chi non viene alla fiera, perché ovviamente sul gruppo, ciao Flora, siamo di tutta Italia, se la volete realizzare e farvi una foto dove la indossate, o come spilla o come cerchietto, e poi Cinzia farà un collage di tutte le nostre foto con appunto la stella di Natale indossata da tutte, la metteremo come immagine sul gruppo. Allora, è molto semplice, quindi riusciremo tutte. Ciao Anna! Gomma Eva, no, no Priscilla, ovviamente è panno Lenci, però nulla vi vieta di provarla a realizzare in gomma Eva, ecco, sapete che io non amo la gomma Eva e quindi realizzo quasi tutto o stoffa o cotone o panno Lenci, questa è in panno Lenci, però potete provarvi a realizzarla in gomma Eva, tanto è talmente semplice che ci riuscite tutte. Allora, io qui ho disegnato dei cartamodelli che poi posterò così tutte potete vedere, sono quattro misure. Allora, aspettate ragazzi, intanto aspettate che abbasso un po' questa luce perché secondo me è un po' forte. Ok, secondo me sì, così va meglio. Allora, vedete, io ho realizzato quattro così fiori, ecco, petali di fiori che io poi vi posterò il cartamodello, quello più grande, questo un pochettino più piccolo, questo ancora un po' più piccolo e questo piccolissimo. Allora, lo so, Ilaria, purtroppo lo so che non siete vicini, ovviamente ci sono, siete di tutta Italia, immaginavo Priscilla che l'avessi detto apposta, ciao Mary, e quindi ovviamente saremo pochissime quelle di Torino che potranno venire ad abilmente. Allora, comunque, quattro cartamodelli che io poi vi posterò, li disegnate su cartoncino o su carta. A questo punto, allora io per realizzare questa stella ho utilizzato due petali della misura, cioè due fiori della misura più grande, due della misura più grande, uno della misura, quella subito dopo quello più grande, uno di questo e uno di questi. Quindi prima misura una, seconda misura uno, terza misura uno, quarta misura due. A questo punto io abbasso un po' la telecamera e partiamo subito a lavorare. Io poi mi sono portata avanti, quindi io vi farò vedere un petalo. Ne ho preparati di due modelli, potete scegliere di quale fare. Allora, questo non so se vedete, ditemi ragazze, ha del filo lamè, vedete che ha del lamè. Ne ho preparato uno con del filo lamè, che cuciremo, vi faccio vedere come, e una semplicemente modellata a mano senza filo lamè. Quindi potete scegliere di realizzarla nelle due versioni. Io vi farò vedere tutte e due le versioni stasera. Allora, abbasso il telefonino e ci mettiamo al lavoro. Ah, per chi volesse anche qui i kit, per chi volesse il kit, nel kit trova il cartamodello, per realizzare quattro stelle, due cerchietti e due spille, il filo in lamè, oro o argento. Il panno Lenci, panna o rosso, stasera le realizzeremo in panna, ma volendo si possono fare rosse, e le perline che metteremo all'interno. Comunque c'è tutto per chi vuole il kit, sempre 10 euro per realizzare 4 stelle, comprese i cerchietti e le spille, e i fili e le spolette del filo lamè o oro, lamè o oro argento. Allora, mettiamoci al lavoro, abbasso giù il telefono e partiamo. Ok, allora, ditemi se si vede, ragazze.
Se si vede, io parto in quarta. Allora, appoggiamo il nostro cartamodello sul nostro panno Lenci. Io non vado a decalcarlo. Uno, perché se faccio con la penna o con la matita si vede poi il segno e non mi piace. E se no si può usare una penna di quelle cancellabili, quelle col calore, però poi devo andare col forno, col ferro da stiro e per una perdita di tempo. Quindi io ogni volta faccio che puntare direttamente il cartamodello sulla stoffa, sul panno Lenci, vedete, con gli stilini, e vado direttamente di forbice. Ok, Luisella dice che si vede, Yolanda dice che si vede, Giulia pure. Ok, allora diciamo che si vede. Allora, a questo punto, puntato il nostro cartamodello, vado direttamente a tagliarlo. Vi ricordo, della misura più grande, due, ce ne vanno due fiori. Di quelle delle altre tre misure, uno, uno e uno. Quindi andremo a preparare tutti e quattro i nostri... 5, perché sono due di questo e tre delle altre misure, tutti i nostri i 5 fiori. Io ovviamente ve ne faccio vedere solo uno, gli altri saranno la medesima cosa. Quindi, allora, quindi vado a tagliare la nostra prima stella. Come vi ho detto, appunto, io punto direttamente con gli spillini e poi vado di forbice. Trovo che si ottimizzi il tempo. Tanto, soprattutto su queste cose qui, il fiore non è che serva a essere super super precisi, eh. I petali ovviamente io li ho disegni a mano e non sono come le fustelle che vengono tutti uguali, ma perché, beh, io non amo lavorare tanto con le fustelle, voi lo sapete, e due, perché secondo me l'imperfezione rende il progetto unico, ecco, quindi anche i miei petali non sono precisissimi, eh. A maggior ragione ritagliandoli sopra così, ne viene uno leggermente più lungo, uno leggermente più corto, uno leggermente più grande, ma va benissimo così. Allora, una volta, io come vi ho detto ve ne faccio vedere uno e poi gli altri sono tutti uguali e semplicemente assembliamo poi il fiore. Tanto sono tutti uguali, cambiano solo le misure. Allora, a questo punto, una volta che abbiamo, vedete, puntato e ritagliato il nostro fiore, andiamo a spillare. Vediamo tutti gli spellini al nostro fiore. Vediamo il cartamodello. E abbiamo, vedete, il nostro primo fiore di... Allora, cominciamo da quello più semplice, che è quello senza impunture, modellato a mano. Allora, qui semplicemente, su questo punto, una volta che abbiamo ritagliato tutte le parti, lo andiamo a modellare a mano. Modellare a mano semplicemente stropicciando in questo modo, allargando e stropicciando un po' i petali. Vedete che prende forma, prende movimento, e lo andremo a fare allargando e stropicciando per tutti i petali. Vedete che prendono movimento? Si modella. È del semplice panno Lenci, questo non è del panno Lenci modellabile. Quindi... Ah, Cinzia, ci sei anche tu, amica? Non ti ho visto, ma leggo Nadia Amici che ti saluta. Quindi sicuramente ci sei, vero amica che ci sei? Quindi lo andremo a fare per tutti e quattro i petali. Per 5 petali, ovviamente un fiore a 5 petali, stropicciamo. Ok, vedete? Abbiamo stropicciato il nostro fiore, vedete che ha preso movimento. Questa cosa qui la andremo a fare per tutti i petali, quindi per i due petali più grandi, doppio, e per gli altri petali. Una volta che abbiamo appunto stropicciato tutti i nostri petali, ciao Cinzia, sì, adesso ti ho letto, quando purtroppo non riesco sempre a leggervi tutti i messaggi, ma io dopo vi rileggo, finito il tutorial, se c'è qualche domanda o qualcosa. Andiamo a prendere un filo un po' spesso, andiamo a fare un nodino, andiamo a prendere la parte più piccola del nostro fiore, andiamo semplicemente a infilarla più o meno al centro e uno dietro l'altro. E andiamo ad infilare, ovviamente sfalsando le punte, vedete ragazze, sfalsando le punte, cosa super semplice, vedete, proprio un progetto semplice 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 alla portata di tutti, anche per chi non sa cucire.
Siccome tanti si lamentano che io sono sempre quella del cucito e ovviamente non tutte sanno cucire. Questa è molto più semplice di quella che abbiamo fatto l'anno scorso, eh? Di meno l'altra, quella dell'anno scorso era di Superfetto, chi l'ha realizzata lo sa. Questa è molto più semplice, proprio alla portata di tutti, però è carina anche questa. Ovviamente nulla vi vieta di farne ancora più misure e renderla grande, la stella. Io mi tengo ferma su delle stelle piccoline perché appunto quella grande l'abbiamo realizzata l'anno scorso e poi perché mi serve tipo appunto, vedete, da spilla, però guardate che bell'effetto che fa. O appunto stasera l'andremo a mettere su un cerchietto. Allora, una volta che abbiamo puntato tutto, facciamo un paio di punti e tiriamo. Vedete, in modo, bisogna fare 4-5 giri in modo da arricciare un po' il fiore, cioè da renderlo un po' leggermente concavo. Quindi io andrò a infilare l'ago più volte nel nostro fiore. Vedere poi l'effetto. Semplicemente dovete entrare e uscire con un filo un po' spesso, nulla di più, eh? Quindi anche chi non ha mai preso un ago in mano lo può fare. Come vi ho detto, ragazze, se le realizzate, fatevi una foto o col cerchietto o con la spilla, la mandate poi a me o a Cinzia, ancora meglio a Cinzia, perché lei poi farà un collage con tutte le foto dei fiori realizzati, lo metteremo, diciamo, come sfondo copertina. E per chi viene ad Abilmente, o magari anche in altri, perché so che questo, c'è la fiera adesso, c'è a Bergamo, c'è a Roma, c'è un po' dappertutto, potete realizzarla e magari vi incontrate, se la indossate, magari vi incontrate con quelle di Bergamo, con quelle che magari sono sempre iscritte al gruppo, ma nella città in cui siete. Mi sembra che Giorgia Nerotti, che lei parteciperà anche a quella di Bergamo, la farà e la metterà a quella di Bergamo, quindi la riconoscerete per chi va a Bergamo grazie a questa stella. Fatela anche voi, così lei riconosce voi. Ok, vediamo, vedete, entriamo e usciamo, tiriamo, vedete? Allora posso farcela anche io. Ecco, Tiziana dice che andrà a Napoli, quindi hai tempo per poterla fare, magari anche qualcun'altra di Napoli se la fa, vi riconoscete attraverso questa stella. Giorgia dice che ci sì, la puoi fare anche tu. L'ho studiata apposta, Giorgia, proprio perché possiate. Sì, Stefania, hai a buon punto. Adesso domani, anzi, venerdì dovrebbe arrivare il Panolenci, prossima settimana. Le ghirlande abbiamo cominciato, ho messo oggi il post, le abbiamo cominciate ad intrecciare oggi, quindi inizio prossima settimana parte il tutto. Abbiate solo un attimo di pazienza, ma anche le ghirlande, io lavorando più di 3 al giorno non riesco ad intrecciarle. E ho cominciato appunto da oggi praticamente a intrecciare. Ok, chiudiamo. Con un punto, tagliamo. Ok, vedete? Già così è carina. A questo punto andiamo a prendere le nostre perline. sì, hai visto? Ecco. purtroppo, se io che Cinzia lavoriamo tutti a tempo pieno, il tempo è quello che ho, ragazze, dovete avere pazienza. So che in altri gruppi sono super veloci, oggi ordinate e domani arriva, ma noi purtroppo non è così. Troppi impegni, troppe cose da fare. È vero, Rosella, che carina. Sì, è carina, bellina e semplice. Allora, andiamo a mettere. Potete cucirle o incollarle. Io per non farvi perdere tempo, anche se preferisco sempre cucirle, oggi le vado a incollare. Però nulla vi vieta di cucirle. Ovviamente su questa bianca io andrò a mettere dell'argento. Potete appunto, io ho scelto questa qui bianca di farla in argento. In rosso potete scegliere poi di usare dell'oro o le perline oro o le perline così, queste qui, proprio la classica perla. Sul rosso spiccherà tantissimo. Io queste ho deciso di farle bianche perché non lo so, perché mi piacevano un po' più originali che il solito rosso, forse. Allora, andiamo, adesso vi faccio vedere, andiamo a incollare un po' di perline,
Non c'è un quantitativo, adesso vediamo qui quante ne ho messe io. Allora, io qui ne ho messe 2, 4, 6. Potete metterne 2 di più, di meno. Ovviamente perline piccoline, secondo me stanno meglio, qui che quelle grandi. Però nulla vi vieta di me, se le avete grandi, metterle grandi o prendere il kit. Ma magari io ne vado a mettere ancora una. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Forse ne ho messe troppe, forse una in meno, ho esagerato. Vabbè, adesso vediamo poi l'altra. Forse non esagerate a metterne 7, forse ne bastavano 5 o 6, bastavano già. Vabbè, le abbiamo messe, vediamo un po'. Riusciamo a staccarla una? Sì, che mi sembrano un po' troppe. Ovviamente qui non avevo fatto il prototipo, quindi la sto facendo con voi in diretta e ce l'avevo solo nella testa. Ok, vedete? Eccola. Adesso, dal vivo è più carina, qui vedete poi a modellare, sempre a stropicciare un po' ancora i petali per dargli un po' di movimento. Poi potete sceglierle di non stropicciare, eh? Io tendo sempre a farlo perché rende il fiore più realistico. Se a voi piace l'effetto più piatto, non l'andate a toccare, andrete solo ad assemblare i petali. Ok, vedete? Ed eccola qui. A questo punto, per attaccarla sul cerchietto, prendiamo un pezzo di feltro un po' più spesso. Io qui ho utilizzato un coppapasta, sarà 3 cm, 3,5 cm. Potete usare un bicchierino da liquore, qualunque, un tappo, che ne so, un tappo tipo dell'estate. Andate a fare il vostro cerchietto, lo andate a ritagliare. Questo deve essere un po' più spesso, quindi usate del feltro. È bellissima e veloce. Sì, c'è un problema di linea, ma non sono io perché sono a casa del mio compagno, quindi qua stranamente la linea funziona. Ok, andiamo a fare il nostro. Ciao Manuela, andiamo a fare il nostro cerchietto che andremo a piegare a metà e andremo a fare 2 taglietti più o meno al centro. Vedete, piegate a metà e fate 2 taglietti così, come vi viene. Ok, più o meno centrale, io non sono andata proprio centrale, ma va bene uguale. A questo punto andiamo a prendere il nostro cerchietto, lo andate a infilare in questo modo, vedete? Così, praticamente la cunetta deve andare sotto, va sopra, esce. Andate a prendere la vostra colla a caldo. Andrete a metterla e andrete a posizionare il vostro fiore. Ragazzi, devo di nuovo attaccare la colla a caldo perché non ho la multipla stasera, come sempre, e quindi devo aspettare che si scalda, staccarla e riprenderla, perché se no devo staccare la luce qui dell'aureola e poi non mi vedete bene. E voilà, guardate che carino. Questa è la versione a cerchietto. Voi potete scegliere di fare la versione a spilla, stessa dinamica, stessa cosa. Questa è la prima versione della prima stella. Adesso poi ve le farò vedere indossate, o potete farne una spilla mettendo tutto su una spilla. Questo qui io l'ho fatto così mobile perché volendo si può togliere, vedete, e mettere anche sulle mollette, diciamo, essere tolto e messo all'occorrenza senza per forza essere fissato, tanto una volta che verrà indossato verrà tenuto fermo dalla testa. Però vedete che è mobile, quindi potete anche toglierlo e utilizzarlo su delle mollette, su un elastico, su qualunque altra cosa. E questa, sì, è anche un'idea carina, sì, per Natale potete fare cerchietti da bimba,
per Natale, sono carinissimi, di super effetto, super semplici da fare. Questa è la prima versione. Adesso passiamo alla seconda versione, che è quella con il filo in lamè. Quindi stesso procedimento, sempre due petali di quelli più grandi e uno per di tutti degli altri tre. Andremo sempre a appoggiare sopra, ritagliare, stesso procedimento. A questo punto prendiamo, questo è un filo laminato, sembra quasi un leggerissimo fil di ferro, un lamè proprio, un filo lamè. Però va bene anche il moulinet oro e argento della moulinet, quello per fare il punto croce per intenderci, del filo da ricamo, quello che volete. Io uso del lamè perché ovviamente essendo Natale gli diamo un tocco di dorato. Sì, con il più che con il feltro no, però c'è il panno Lenci, perché il feltro è molto rigido, vi viene l'effetto finto, quindi panno Lenci glitterato più che il feltro, perché il feltro è molto rigido, come sui fiori non ha una buona resa fare fiori con il feltro. Allora, a questo punto prendiamo la nostra stella, anche qui per chi non sa cucire è super semplice, partiamo da sopra. O da sotto, è uguale, vedete? No, partiamo da sotto in teoria, meglio da sotto, bugia. Partiamo da sotto, dal centro, e andiamo a fare dei punti larghi. Vi faccio vedere. Così. Vedete? All'andata. Li vedete? Al ritorno andremo dove non c'è il punto. È come un punto filza molto largo e poi un ritorno. Non so se ho capito, se mi sono spiegata, ragazzi, mi sono spiegata. A volte dico delle cose e poi dico, ma io capirei, forse no. Ok. E andiamo a tirare un pochettino. Perché il filo lamè, questi qui dorati argentati, sono un po' rigidi come fili. Quindi tirando un pochettino, vedete che gli dà già un po' di movimento. Avete capito cosa, come vi ho detto di passare? Poi riprendiamo, aspetta, tanto ve lo faccio rivedere di nuovo. Andiamo a fare dei punti molto larghi al centro della nostra stella, nel petalo centrale, vedete? E poi al ritorno, vedete, andiamo a chiudere dove non è passato il lamè. Praticamente, come vi ho detto, un punto filza molto lungo e ritorno sui punti dove non c'è il filo, tirando leggermente, vedete, tirate leggermente in modo da dare un po' di movimento alla foglia. Questo lavoro qui lo andrete a fare, adesso vado veloce, per tutti e cinque i petali e per tutti e cinque i fiori. È veloce, anche questo vi sembra più complicato dell'altro, ma vi assicuro che ci mettete 5 minuti in più, non di più e non di meno a farlo. Andiamo a fare la medesima cosa, ci siamo quasi, abbiamo fatto quasi l'ultimo, tirando sempre un pochettino in modo che vedete, vedete che ha preso un po' di movimento il fiore. Perché vi ho detto, questo filo non è come il filo di cotone, questi fili laminati sono un po' più rigidi, sembrano quasi come se fossero dei microfili di ferro, sembrano, ma tutto il lamè è così. E quindi tirando un pochettino sembra quasi che il fiore gli dia un'anima di ferro, ecco, un'anima modellata all'interno. Quindi qui non c'è bisogno che andrete a stropicciare perché il movimento ve lo darà il filo quando andate a fare l'impuntura sopra. L'ultimo petalo, ci siamo ragazze, e poi tanto gli altri saranno tutti uguali, io ne faccio uno, ma vedete, super semplice, anche chi non ha mai preso un filo e un ago in mano riesce a farla questa cosa qui, eh. Potete andare storto, non c'è bisogno che sia direttissimo, tanto una volta montato sul fiore non si noterà niente, darà solo questo filo serve solo per dare movimento al fiore e per dargli un punto luce, appunto dorato o oro o argento al fiore per renderlo un po' più natalizio. E qui andiamo a tirare leggermente e poi andiamo a chiudere.
un paio di punti. Siccome qua di filo me ne è avanzato, direttamente monto su con lo stesso filo. Quindi prendo il petalo, al centro infilo l'ago, vedete, al centro, e monto su gli altri petali. Stesso principio, spalzando le punte. Vedete che ha del movimento, anche se qui non abbiamo stropicciato. Spalzate sempre le punte, in modo da rendere sempre, in ogni fiore si spalzano sempre per dare più realisticità al vostro fiore. Ok. Montare su. Andiamo a montare l'ultimo petalo. Ci siamo, ragazze. Idem come abbiamo fatto per l'altro. Tiriamo e andiamo a dare qualche punto in modo da fermare il tutto bene ed andare a chiudere un po' il fiore. Quindi daremo quei 3-4 punti, sempre tenendoci abbastanza al centro. Ci siamo, ragazze. Vedete che abbiamo fatto super veloce, progetto velocissimo, alla portata di tutti, però carinissimo. Si possono anche fare delle ghirlande da mettere sui capelli degli gnomi, fare lo gnomo natalizio. Diciamo, come utilizzi, poi ne ha 1850. Ok, andiamo a fermare il tutto con un paio di punti. Andiamo a tagliare, esubero. Ecco, vedete? Non so se si vede, però mi dà un sacco di punto luce questa impuntura. Qui io adesso l'ho fatta argento, ma si può fare, diciamo che sul rosso l'avrei fatta in oro, sul panna bianco mi piace in argento. A questo punto andiamo sempre a prendere la nostra colla a caldo. Andiamo sempre a prendere le nostre perline. Ragazze, forse vi dirò che tre qui sull'argento credo che bastino. Vedete? Secondo me bastano. Poi nulla vi viene come piace a voi. Qui vedete, ne ho messe molti di più, ma qui il fiore, non avendo questa impuntura la lamè, forse aveva bisogno di un po' più di arricchimento. Invece qui, avendo già l'impuntura in lamè, secondo me è già ricco così. Stessa cosa, cerchietto, sempre traforato. Potete mettere anche un elastico e qui potete fare degli elastici. Io adesso qui ho scelto di fare dei cerchietti, ma nulla vi vieta di fare ciò che volete. Infilate, colla caldo intorno al vostro cerchietto, che sarà removibile, quindi potete mettere e togliere all'occorrenza. Andate ad appiccicare in mezzo al vostro fiore. Ok, e anche questo fatto. Adesso aspettate che alzo, ragazze. Ciao Raffaella, abbiamo già finito. Vedete, super progetto veloce veloce. Abbiamo fatto queste stelle di Natale su cerchietto, ma ve lo potete rivedere tanto quanto è durato, mezz'oretta. Ecco, guardate che bello. Vedete, potete spostarlo più centrale, più laterale, in base anche ai capelli che avete. Questa è una. Adesso con la luce qui delle non si nota, vi garantisco che dal vivo sono più belle. Con la luce così perde un pochettino. Aspettate che proviamo a vedere. Ecco. No, forse così è ancora peggio. Però domani tanto farò le foto con la luce naturale e questa è l'altra versione. Come vi ho detto, se no togliete. Vedete che si toglie e si mette. Applicate su una spilla e fate una spilla. Ok, ragazze, qualche domanda, qualcosa da chiedere, qualcosa che non vi è chiaro?
Sì, è molto carina e vedrai, Raffaella, che è molto molto semplice da realizzare, è proprio super super, un lavoro super facile che tutte voi potete realizzare. Chiunque, anche chi ha le prime, primissime armi, riesce a farla. Quindi c'è qualche... Eh sì, Giulia, sono vero, molto versatili. Potete fare delle ghirlande, potete fare delle capanne, chi fa il presepe da mettere sul presepe, chi fa gnomi da mettere sul cappello dello gnomo, fare pinzette, cerchietti elastici per le bimbe, qualunque cosa, su una giacca, adesso non mi viene in mente nient'altro, però qualunque cosa... va benissimo, potete fare una composizione, un centro tavola, quello che volete. E Cinzia vuole quello col filo, io metto quell'altra senza filo. Sì, quella col filo la me forse è un po' più d'effetto, però anche questa qui è carina e vi garantisco che sono carine tutte e due per chi non trova il filo la me o per chi non ce l'ha a casa e vuole provarci, anche senza filo la me comunque è graziosa. Ecco, brava, ci siete portato vaioli, potete fare dei segnaposti che poi i commensali vanno a casa, magari un tronchetto di legno con la stella e il nome, e chi va a casa si porta il pensierino. Brava Giulia, nelle palle di plexiglass, quelle lì che si chiudono, queste qui sono carine, vero? Dentro con un bel fiocco d'effetto, secondo me è carino, vedete, le fate abbastanza velocemente. Tutto sta nel ritagliare le sagome del vostro fiore, ecco. Realizzabile anche per chi non ha fustelle, come sapete io non ho la Big Shot e tutto, ma sapete che io difficilmente vi faccio lavorare con le fustelle, anche perché se io vi faccio un tutorial dove utilizzo delle fustelle e poi il 10% di voi ha le fustelle e l'altro 95% non ce l'ha, a che serve che faccio un tutorial con le fustelle che tanto non potete realizzarlo? Graziella, non importa, è brava Manuela, nelle borse di jeans, chi fa le borse di jeans e di altro materiale da applicare sulle borse, brava, brava, anche quella è una bellissima idea. Abbiamo realizzato queste stelle di Natale da mettere, io le ho messe sul cerchietto, però voi potete, vedete, che si possono mettere e togliere. Ma voi potete utilizzarle poi dove, appunto, come vi dicevo, a noi ci riconoscerete in fiera perché le indosseremo, quindi per chi verrà alla fiera che c'è a Torino, abilmente, ci riconoscerà perché avremo in testa questi cerchietti con questi fiori. Dicevo, realizzatele anche se non andate alle fiere dei vostri paesi o che decidete di non andare, se le realizzate e vi fate una foto. O col cerchietto, con la spilla o dove decidete di applicarla, le mandate poi prevalentemente a Cinzia, ma vabbè, anche a me tanto io poi le girerò a Cinzia, che le farà un collage con tutte le nostre foto e poi la metteremo come sfondo di Natale nel gruppo. Mi sembra di avervi detto tutto. Come vi ripeto, per chi vuole kit per realizzare 4 stelle, tutto il materiale, più la spoletta di filo, lamè oro argento, più i due cerchietti, più le due spille, sempre 10 euro. Oh, mi sembra di avervi detto tutto, ragazze. Non avete capito qualcosa? Avete bisogno di qualche altra domanda? Di scaricare il video, te lo giro su Telegram, l'ho già registrato. Sì, Teresa sta facendo comunicazione a Cinzia. Sì, vero Anna, sono bellissime, facilissimi, super 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 semplice. Appunto, ho cercato qualcosa che poteste realizzare tutti senza difficoltà. Quindi ci ho studiato un po' sopra e direi che questa chiunque riesce a realizzarla. Quindi ragazze, mi sembra che avete capito tutto, aspetto ancora un minutino se c'è qualche domanda, qualcosa da chiedermi, se no stoppo e ci vediamo al prossimo tutorial che faremo la casetta di Babbo Natale, che è al buono, eh. Devo solo più applicare gli ultimi decori e può essere che per fine settimana riusciamo a fare anche quello, magari la dividiamo in due e probabilmente la facciamo per fine settimana, divisa in due. Ok, Graziella ha utilizzato del panno Lenci. Panno Lenci. Come dicevo, potete provare a realizzarle per chi è proprio amante della gomma Eva, provate anche in gomma Eva. Semplicemente quando, anziché passarla in filo lamè, voi la andrete a scaldare e andrete a modellare un po' i petali. Ecco, secondo me può venire una cosa carina lo stesso. Se ci provate, pubblicate poi sul gruppo e fateci vedere se proprio col panno Lenci non volete dilettarvi. Ecco, mi sembra che abbiate capito tutto. Come al solito, un bellissimo Natale. Grazie Giovanna. Sì, Stefania, da mettere sulle ghirlande. Quindi voglio chiedere nulla, però aspetta, vi faccio ancora un po' di compagnia. Grazie, Raffaella. Io mi faccio la spilla. Ecco, Manuela ne farà una spilla. Il modello lo posterò
su gruppo, per chi vorrà sempre in PDF da stampare verrà sempre 1,50 euro, e per chi invece se le vuole riprodurre io vi metterò la misura della lunghezza e ve le dovrete poi ridisegnare, riprodurre. Per chi invece lo vuole in PDF da stampare così nella misura reale, stessa cosa come gli altri cartamodelli, 1,50 euro. Io credo che domani mattina, adesso non ho il righello dietro, non vi so dire le misure perché ovviamente io disegno tutto a mano libera, senza misure, senza niente, poi le misure le prendo dopo, quindi non so dirvi che misure siano, ma domani le misuro e ve le posto poi sul gruppo e vi faccio sapere. Quindi ragazze, mi sembra, grazie Pina, grazie, mi sembra che sia chiaro per tutti, ci vediamo a breve, qui sicuramente verso fine settimana ci rivediamo con qualche altro tutorial. Un bacione a tutte, buona serata, buonanotte, mi raccomando, sono facili, voglio vedere il gruppo invaso da stelle di Natale, perché sono veramente semplicissime, queste chiunque ha visto il tutorial, pretendo che le realizzi, almeno una. Ciao amica, ciao ragazze, buonanotte.